Oh, buon pomeriggio a tutti quanti, siamo di nuovo dal vivo. Mi dispiace per l'altra volta, per l'altra trasmissione che non è andata poi alla fine a buon fine, non sono riuscito a farla, però spero oggi di avere molti meno problemi rispetto all'altra volta. Quindi adesso procediamo con il nostro appuntamento del ti racconto una storia. Ti racconto una storia perché, come abbiamo già detto altre volte, si tratta proprio di andare a vedere delle storie, delle piccole storie all'interno della storia più grande, anche se un po' barato, perché non è che si parla di veri e propri personaggi sconosciuti, ma si parla di personaggi molto conosciuti, però che vengono lasciati fuori dai libri di scuola media. E in particolare quello di oggi pomeriggio è un personaggio molto importante. Il personaggio viene citato spesso, è uno dei protagonisti della Rivoluzione messicana. Si parla di Emiliano Zapata. Non vedo ancora nessuno collegato, ma io non mi fermo e continuo con la trasmissione. Tanto piano piano qualcuno si accoderà. Allora, questa storia inizia nel 1879. Siamo in un paesino che si chiama Anenequilco. In questo paesino, siamo nel 1879, è un paesino dello stato di Morelos, siamo a 1239 metri sul livello del mare, tanto per dire la geografia incredibile del Messico. In questo paesino c'è un bambino che è figlio di una delle tante famiglie che il presidente ha costretto praticamente alla fame. In pratica è una delle tante famiglie che aveva della terra. Ma la politica del nuovo presidente messicano ha penalizzato, concedendo, permettendo alle aziende, alle haciendas, di invadere, di prendere, di sottrarre il terreno a queste famiglie e di praticamente lasciarle sulla strada. Queste haciendas ripropongono in Messico una situazione molto simile al feudalesimo europeo, con padroni, piccoli contadini più o meno liberi, e poi con veri e propri servi della greba, poi i vaqueros, che erano i guardiamandrie dei padroni, e erano molto simili a certe bande armate ai tempi del feudalesimo europeo. Emiliano Zapata nasce nel 1879. È uno dei figli di un piccolo proprietario che poi si è messo a fare altro per ovvi motivi. A 16 anni si mette a fare il contadino. Lui è l'ottavo di 10 figli. Si occupa sin da subito della questione della terra, perché questa questione è fondamentale in quel periodo. I contadini non hanno terra loro, la loro terra è stata usurpata. Ci sono continue rivolte, ci sono continue rappresaglie, continue repressioni. Nel 1909 lui viene eletto sindaco del suo paesino e appoggia il candidato dell'opposizione,
per le elezioni, nelle elezioni a governatore. Le elezioni vanno male, visto che questo candidato dell'opposizione doveva essere, era visto dai campesinos, ma dai contadini in generale, come una possibile soluzione, una persona che avrebbe potuto risolvere questa annosa questione della terra. La sconfitta di questo candidato porta nuove rappresaglie, nuove perdite di terra. Nel 1910 ci sono dei tentativi di risolvere i problemi di distribuire la terra con l'occupazione e la ridistribuzione ai contadini. Siamo nel 1910. Nello stesso momento, dall'altra parte del mondo, in Russia, c'è una situazione feudalesimo, una situazione feudale nei servi della gleba in Russia. Emiliano Zapata appoggia la lotta armata. Ecco, non esiste un partito di professionisti rivoluzionari in Messico. Esiste qualcuno un po' più intraprendente dell'altro, esiste qualcuno che ha studiato un po' degli altri. Emiliano Zapata, che è una persona stimabile e stimata, si presenta subito come capo della rivoluzione del sud del Messico. Inizialmente si mette insieme a Francisco Ignazio Madeiro, che appunto da cui ha preso il nome rivoluzione maderista. Madeiro nel 1911 diventa presidente e va immediatamente allo scontro con Zapata, perché Madeiro vuole risistemare di nuovo il Messico in una maniera più o meno autoritaria. Madero chiede a Huerta di combattere Zapata, ma non ci riescono. Nel 1911 Zapata scrive il cosiddetto piano di Ayala, che prevedeva, leggo, non Madero come presidente, richiesta di immediate elezioni, esproprio delle terre delle hacienda per darle a contadini e cittadini, conferma della natura agraria della rivoluzione. La rivoluzione che si doveva occupare della riforma agraria del Messico, perché quello era il problema. Nel 1912 Orozco aderisce al piano Ayala. Huerta diventa presidente con appoggio di Orozco. Zapata non ci sta. Zapata non accetta di queste rivoluzioni che ridiventano nuove dittature. Zapata vuole stare dalla parte dei contadini. Lui ritiene che l'unico problema del Messico è dare la terra ai contadini. A questo punto entra in scena l'altro protagonista della rivoluzione messicana, che è Pancho Villa. Inizialmente con Madero e poi diventa contro Huerta, insieme a Carranza. Nel 1913 abbiamo la fuga di Huerta e la prima convenzione nel 1914 di Aguas Calientes. È un fallimento. Nella seconda convenzione viene accettato il piano degli Ara. Quindi si accetta il piano di Emiliano Zapata. Viene accettato di riportare la terra ai contadini, di ridistribuire, di togliere di mezzo le haciendas.
è destinato tutto a essere continuamente messo in discussione. Carranza non aderisce alla seconda convenzione, scoppia guerra civile. Da una parte abbiamo Villa e Zapata, dall'altra abbiamo Carranza presidente. Nel 1914 Villa e Zapata entrano, Pancho Villa e Emiliano Zapata entrano a Città del Messico, fra due ali di folla sono i liberatori, i conquistatori, i rivoluzionari. A Emiliano Zapata viene offerta la carica di presidente e Emiliano dice no, io non combatto per questo, io combatto per la terra, io combatto perché le restituiscano. È un personaggio paurosamente scomodo, è un personaggio che è incorruttibile, è un personaggio che non si interessa del denaro, è un personaggio che non vuole dire, è un personaggio che gli sta bene così. Nel 1915 il presidente Carranza dichiara guerra di nuovo contro i villisti e gli zapatisti. Sotto il governo provvisorio di Zapata, che non volle mai la carica di governatore, si crea la comune di Morelos nella sua zona dal 1915 al 1918, dove viene creata un'autogestione guidata da delle assemblee, dove gli zapatisti mettono in atto la convenzione, il piano di Ayala. Assomiglia molto dei Soviet o alla Comune di Parigi. Fatto sta che avviene uno Stato autogestito in maniera democratica tramite queste assemblee di contadini. Nella battaglia di Celaya fra il 6 e il 15 aprile del 15, e il 10 aprile del 19 mandano sia Carranza manda Jesus Guajardo ad assassinare Zapata. E Emiliano Zapata muore senza aver mai guadagnato un soldo da tutta questa rivoluzione, ma avendo sperimentato nel comune di Morelos che si poteva fare in Russia, sono in piena guerra civile e che vedrà vincitori i bolscevichi. Siamo nel 19 quando in Europa finisce, è già finita da un anno, la prima guerra mondiale. Dall'altra parte del mondo arriveremo alla rivoluzione messicana. È una storia molto semplice, una storia molto banale, se si vuole. Ma è la storia di un uomo che, per quanto possa sembrare strano, non ha combattuto né per denaro né per potere. Questa sua frase lasciò di stucco i contemporanei, lasciò di stucco tutti. Combatto non per questo, ma combatto per la terra, perché la restituiscano. E questo restituire è fondamentale. Non la diano, ma la restituiscano, perché la terra è di chi ci è nato su quella terra. La terra è di chi la coltiva. Tendenzialmente ho finito. Spero che sia stata una storia interessante, che vi porti magari andare a cercare, perché c'è l'altro protagonista che ho lasciato volontariamente in sospeso, è Pancho Villa. E Pancho Villa sarebbe da studiare con attenzione. Se ci sono domande, io vi ascolto e vi rispondo anche. Se non ci sono domande, io vi saluto anche subito.
Intanto saluto i miei allievi che si sono appena inseriti. Non mi sembra che abbiano molta voglia di... Oh, ecco qua. Come ha fatto a diventare presidente a Contadino? Non diventò presidente. Diventò sindaco. Eletto. Comune di Contadini, un piccolo villaggio di Contadini, e leggeva il contadino, che magari di solito sapeva leggere e scrivere, ma anche quello aveva voglia di farlo. Diventò sindaco, divenne sindaco, gli venne proposto di diventare presidente, ma non volle. E presidente in quanto capo della rivoluzione del sud. Acclamato. L'ha spiegato? Ci sono altre domande? Fa piacere che ho soddisfatto la tua curiosità. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio infinitamente, come al solito, della vostra attenzione, anche se oggi siamo veramente pochi, ma meglio pochi che mal accompagnati. Pochi ma buoni, era soli, vale. E io quindi vi ringrazio. Non era mai successo questo nella storia. Ah, io mi pare di ricordare di un certo figlio di falegname che, a cui venne proposto di diventare re. Ti dice niente? Un certo pastore che divenne re, certo Davide. Ma volendo anche altri, ce ne sono nella storia. Nel Messico è uno dei personaggi più importanti di Villa, ci si ricorda, è importante ricordarci anche di Zapata, che è il personaggio che fa da copertina a questo streaming. Quindi quel signore con i baffi che vedrete sulla copertina è esattamente il buon Emiliano Zapata. Quindi, se non ci sono domande io vi ringrazio, mi fa ridere che c'è gente che si collega ora e ormai alla fine. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta, che sarà, se tutto va bene, giovedì prossimo. Vi ringrazio ancora, arrivederci, a presto.